Eccoci qua, povero ignorante, come vedete, non volevano vedere dopo il TG e sono stati acchioppati proprio in una maniera, ma oh, che si può pure vedere qua, ma che roba. No, cioè la sigla ve la ricordo perché io l'adoro. La musica che sentite è di Quentin Tarantino, ragazzi. Ed è un Mamma mia. pezzetto, sì, è un pezzetto così, perché vi posso assicurare che un pezzetto così costa tanto così. Cioè... Ciao Domenica, ciao Vincenzo. Luca, ciao Ciao. a tutti. Eravamo rimasti. Ve la ricordate la puntata di Cerco Campero Caravan in cui eravate venuti, in cui cercavate? Mamma mia, disperatamente. Disperatamente, almeno lui, disperatamente. Allora, intanto vi devo dire che saluta Enzo Puma, ecco qua il nostro Ciao, presidente, ciao. Mario Ciampini, Fabiamo, Alberto Zanarini, Elena, la nostra Elena Pivatello, ciao, e Antonio Biondò, buonasera, il prof di matematica. Che spero non soffra di calcoli, se no che razzi proprio di matematica. Ah, e poi Gigi Poli, eccolo qua. E il dottor, aspetta, c'è anche il dottor Dami Damiano. Ah, vedi, il presidente Enzo Puma che già dice, ciao Ah, Domenica, ciao ciao, Vincenzo. Alessandro Chilà, un altro che è stato protagonista di nostra puntata perché anche lui ha trovato recentemente. Ma già tu Vincenzo fai così, vuol dire che hai visto la puntata, presumo. professore, sì, l'ho vista. Lì vedi tutto. Luca Stella for president. No, vabbè. Allora, sentite ragazzi, allora, noi ci eravamo visti a ottobre, Ah, già che ottobre. avevate, e devo dire che avevate un po' di nebbia tutti assieme, devo dire generosamente tutti quelli che hanno partecipato, perché poi la puntata me la sono rivista oggi, e tutti quelli che hanno partecipato vi hanno dato un po' di consigli e credo siano stati utili, no, alla fine? Sì. Sono stati utili, sì. Molto, Guarda, sì. c'è anche la nostra Luana Gasparini che è arrivata. Ciao Luana, mitica. Allora, cosa è successo nel frattempo? Da correre. Niente, lui come al solito ha visto i suoi annunci perché spippola su computer dalla mattina alla sera, visto che insomma è anche il suo lavoro. Un giorno sono tornata dalla notte perché io sono infermiera e mi fa: "Che fai oggi?" E dico: "Sono uscita dalla notte, vado a dormire." "Cos'hai?" "Cos'hai? Andiamo a Bergamo che ti faccio vedere qualcosa." Sinceramente era la mia seconda notte, ho detto vabbè, dormirò nel pomeriggio. Più in macchina mi sono addormentata, sono arrivata là. Sì, infatti. E sinceramente mi è piaciuta questa rullottina piccolina, vecchia come mio marito, però sembrava funzionante e la signora che l'ha venduto, insomma, ci è sembrata una buona inventrice e niente, abbiamo fatto subito il contratto, mio marito aveva Oh. subito i soldi per la roulotte, non c'ha soldi per il regalo della moglie, ma c'ha soldi per la Beh, ma roulotte. scusa, da un attimo, cioè adesso io non vorrei fare l'avvocato di Il regalo è questo, per lei. no, aspettate un attimo, intanto un attimo, no, perché adesso la dobbiamo chiarire sta cosa. Allora, Romano Rorati, buonasera bella gente, Maurizio Aprea, grandissimo, ciao. E c'è Mario Cristiano che è la protagonista con la moglie, con Cascia, puntata scorsa. Sappiamo che Cascia è un avvocato civilista. Quindi io non vorrei rubare il mestiere all'avvocato Cascia, però, anzi chiedo anche scusa, però voglio dire, la donna è la regina della casa. Quindi lui mi regala addirittura una seconda casa e tu hai Mamma fondato mia. Ma la sfrutterà soprattutto lui, perché Ah, io lo ecco. faccio per Perché lei. È Cicero arrivato produce Fabio Nardone, ciao Fabio. i gattini, la sfrutterà soprattutto lui Ma no. perché, insomma, innanzitutto noi abitiamo a Brescia, a 2 passi dal lago di Seo e a 2 passi dal lago di Garda, in questo siamo fortunati. E
sicché da maggio, diciamo da giugno, quando il bambino finirà scuola, allora si può andare uno di quei campeggi e io li raggiungerò quando sarò di riposo. E per non farla preoccuparsi, nel sabato e la domenica, che devono fare queste due da sole? Allora io, per aiutarla, per non farla stare in pensiero, me ne vado sul lago, così non Allora, sta. intanto vi volevo dire che è arrivato lo specialista in viaggi in caravan del mensile Caravan e Camper, Paolo Mattei, che dice una roulotte non invecchia mai. Paolo, l'ho comprato, ce l'ho qua. No, non si sa mai, che poi magari mi bacchetta. E Enzo Puma che dice: Vincenzo, digli a Domenica che gallo vecchio fa buon brodo. Sì. Ma sicuro. Quindi sì, l'abbiamo comprato. Allora, sinceramente, dico una cosa, io non ho mai provato questo tipo di vacanza, perché le mie vacanze sono state Appartamento. all'appartamento dalla suocera al mare, oppure d'albergo o in bungalow, che ci è piaciuta tanto. Quello che mi ha spinto alla roulotte è perché ho visto, almeno sul lago di Garda, come sono i campeggi. I bambini possono scorrazzare da soli e quindi mi ha ricordato un pochino la mia infanzia, più che altro. Ecco, la Perciò... vediamo qua. Sì. Ci sono. Sì. Sì, Ecco. è quello. Al lato del ritiro. Tra Sì. l'altro, questa è una unica, questa. Sì, unica. Proprio Che unica. è una Ricordo. caravan molto importante perché è stata la prima a dare un'interpretazione tecnica alla parte anteriore, che è quella che adesso usano tutti. Quindi la parte anteriore non era ancorata ai laterali come questa, ma era ancorata in un altro modo che ogni tanto dava dei problemi. Questa è stata la prima ad averla ancorata in quella maniera. Sappiatelo. Va bene. Quindi è arrivato Giancarlo Molteni anche. Ciao, stasera vi guardo, e meno male. Enzo Puma cosa dice? Domenica della prossima uscita dormirà in veranda. Oh. Se le va bene, se le va bene. E No, le Paolo faccio Mattei cosa prendere la dice? tenda pure. Bellissima, bellissima, complimenti. Sì, allora io quello che voglio sapere è questo, però, perché io credo che quando compra prima caravan è come primo camper, no? Cioè, sono quelle cose perché rappresenta sì un modo per andare in viaggio, ma uno in viaggio ci va anche in bicicletta, ci va anche in auto, ci va anche in treno. È che è un luogo in cui ci si abita, anche si vive in qualche modo. Vi siete Sì. già immaginati la famiglia lì? Siamo curiosi, siamo curiosi. Sì, penso che innanzitutto devo cominciare a provare, per cui quindi da giugno cominceremo ad andare in auto, Aprile, sì, ad aprile, no. Marzo, d'aprile. cominceremo anche perché quest'estate vorremmo fare la vacanza in camper, almeno i miei 10 giorni di ferie farò in camper, ma mi serve questi fine settimana, giorni liberi in campeggio, per vedere cosa potrebbe servirmi durante quei giorni di vacanza. E poi, ripeto, sono contenta che mio figlio può scorrazzare per il campeggio liberamente, senza, speriamo, la paura del Covid, la paura di Wow. qualsiasi cosa. Quindi da Guarda, questo. c'è una mia carissima amica che adesso è uscita dal settore, ma anni fa era responsabile marketing di un'importante azienda di settore e mi raccontava di quando lei era piccolina che lei e suo fratello erano in campeggio e cioè scorrazzavano tutto il tempo. Diceva che praticamente sparivano la mattina e poi verso le 6:30 di sera sua mamma andava in giro, ne prendeva due a caso, li metteva sotto la doccia e vedeva se erano loro. Gli taglio le gambe. Se mi Sì. sparisce, gli taglio le gambe. Ma qui a Brescia ci sono tanti ragazzi, cioè ormai
ormai come noi di una certa età, che da piccoli hanno vissuto in campeggio, perché qui a Brescia molti avevano queste roulotte Ah, lui lo stanziali. sa, sa tutto. Quindi comunque, ora che non si possono più permettere, perché comunque i prezzi sono lievitati terribilmente, però sono curiosa, ecco, sono curiosa e voglio sperimentare questo mondo di fare vacanza. Delle colleghe dicono che è molto rilassante, quindi bene, io ho bisogno di rilassarmi perché a volte sono elettrica. Beh, fai anche un lavoro che non è facile. Sì. Fai un lavoro che non è facile, diciamocelo tranquillamente. No, no, No? assolutamente. Allora, intanto è arrivato. Me, faccio per me. No, vai, no, veramente. Mamma mia, È arrivato Roberto Milani. Agolino da Villa è tornato a essere uno dei nostri. E Enzo Buon dice: Vincenzo, mi dispiace dirtelo, ma per sapere cosa stare per la vacanza devi prendere la caravan di Luca perché ti servirà tutta la casa. E Clarice Giancarlo Monte, bella definizione, ragazzi come noi di una certa età. E non è Guarda, ogni vero. tanto le indovina qualcosa, ogni tanto le indovina. Sì. È bellissima. E cosa dice la parte più giovane, cioè i pargoli? Parliamo della. No, lui è felicissimo perché mio figlio è come me, molto socievole. Lui, questi 2 anni che è stato rinchiuso, ha sofferto molto. Poi è un unico figlio, quindi è così. Lui è contentissimo di andare in campeggio, di Papà, andare. solo campeggi con le piscine grandi e con gli scivoli. Sì, Ah, è ecco. solo questo. Anzi, ci ha detto di portare la bici perché vuole scorrazzare, vuole, è felicissimo, molto. Quindi questi giorni di campeggio sul lago, un po' Sei lunga, sei più corta, più smart. Luca, è sempre così. No, cioè, mo' di smart, basta parlarne Ma perché di smart. sei lunga. Ma quando scrivi, se vedessi quando scrivi, fa il tema così, dice non scrive niente, ti faccio il riassunto. No, Mamma mia. sì, lui è contentissimo. Infatti non vede l'ora di finire la scuola e partire per Allora, se lui è contento, siete già a cavallo, perché se i figli sono contenti, siete in vacanza. Avessi contento pure Eh sì. io. È il Enzo primo ad prima essere contento. dice, si dice che Sì, siamo stagionati. ma No, Enzo, sei tu come formaggi cuori. stagionato. Sì. No. Lui è stagionato, noi no. No, Enzo, sei tu stagionato. Siamo No, freschi adesso. una cosa che volevo sapere. Voi avete scelto questa caravan perché poi io l'ho vissuta, nel senso che ogni tanto con Sì, Vincenzo diciamo, in ci maniera siamo sentiti molto, parlare. molto fortunosa, perché era quasi, quasi impossibile. Cioè, avete fatto veramente un terno al lotto. Sì. Ah, pagata poco, cioè poco, No, pagata giusto, giusto. giusto, a poco E magari. perché oggi, perché i concessionari devono rispettare le quotazioni Eurotax, i privati no. Quindi oggi i privati normalmente speculano, sparano delle quotazioni, mentre i concessionari devono stare in determinate regole. Possono giocare sui prezzi un più o meno 5% a seconda delle condizioni. Ma qua è. Alberto Zanarini che dice domenica. Scoprirai un mondo fantastico per voi e tuo figlio. Ed Elena invece che ti chiede quanti anni ha il figlio. Il cucciolo quanti anni ha? Nove Ah no, anni, ecco, perfetto. l'età giusta. L'età Sì. giusta. Sì. No, ma c'è Ma abbiamo sempre. trovato la roulotte giusta, il prezzo giusto. Ciò vuol dire che tutto l'universo si è allineato perché la cosa andrà bene. Capite che mi tocca sopportare a me, porca. Allora, vedi che cosa dice Elena? Dice solitamente vieni a due le vacanze in camper o caravan. Ed è arrivato anche il nostro Roberto Bassi, grande Roberto, ciao, benvenuto. Allora, io aspetto un attimo, Romano Rosati dice: oggi su un gruppo di caravanisti c'era una coppia che aveva preso una bellissima Hobbit più aste nuova per tenerla fissa stanziale. C'era la gente allibita.
Beh, no, perché? Perché secondo me si può fare tutto nella vita. Cioè, a me il bello di questo settore è che uno può anche modificarsi a seconda delle esigenze. Io, ad esempio, un anno abbiamo tenuto per l'inverno la roulotte in un campeggio in Austria, perché le esigenze di quel momento dicevano di fare così. Cioè, non c'è nessun... Secondo me è bello perché si può modificare, no? Perché uno può partire facendo una cosa, poi un'altra, poi no. Sì, volevamo ragionare se tenerla fissa a giugno della, ad esempio. La voglio fare in un campeggio. Sai, visto che ci sono questi abbonamenti, non lo so che cosa fare. Ora... No, secondo me fate quello che vi capita, che vi passa per la testa. Perché, come dico sempre, il paradiso è ovunque uno si sente in paradiso. E non esistono due paradisi uguali, perché ognuno ha il proprio. Allora, Andrea Rani, che è in Francia, in questo momento dice ciao, finito ora al Ceno Hotel e per lavoro in Francia. Ciao Andrea! Poi, Elena Pivatello, all'età di mia figlia, che da quando abbiamo il camper ci vivrebbe sempre, sono d'accordo. Andrea Fustinoni, che l'abbiamo seguito... E ci siamo spostati di orario in onore suo. Buonasera a tutti, grazie per l'entusiasmo, siete stati stupendi. Rani, come salvate? Sì, ti abbiamo salvato perché lo sapete, no? Qual è la regola? Che chi non vede dopo il TG, la notte gli andiamo a fare le ruote. Allora, Romano Rosati, non avete neppure l'auto, non aveva neppure l'auto per trainarlo. E vabbè, ognuno fa quello che può. Ciao Rani, Roberto Bassi dice... Mio figlio adora le vacanze in camper. Abbiamo comprato il camper quando avevo un anno, ora ne ha 15. E infatti, quella è l'età, perché poi a un certo punto spiccano il volo, ma diciamo che ora che spiccano il volo si fa un bel pezzo di strada assieme. Paolo Mattei, la roulotte è un luogo magico, ma è la tua magia che ti porta... Oh, che frase! Wow, bella! No! Bellissima! Guarda, Paolo, mi spiace che te la sei sprecata con noi. Bella, la roulotte è un luogo magico, ma è una magia che ti porta in giro per il mondo. Oh, che bella. Poi io oggi, cioè oggi, ieri, avevo fatto anche un itinerario, perché avevo in testa di farlo, poi ho scoperto che non si può più fare come una volta. Ciao Nino Nider, ciao, buonasera a tutti. Perché pensavo di fare con la ruota, di fare il cost to cost, cioè da New York a Los Angeles andata e ritorno, che non è chilometraggio, 4.500 km, e non è neanche il costo della benzina, perché negli Stati Uniti costa come da noi, ma il gallone, e ogni gallone sono 4 litri. Non è quello. Ho scoperto che non si può fare, perché una volta la nave che portava il container, auto più caravan oppure camper, dal porto di Le Havre in Francia fino al porto di New York, costava 800 euro e quindi 1.600 andate e ritorno. Non è che fosse, cioè, per una volta nella vita uno mi inizia a mettere i soldi da parte adesso e alla fine ce la fa. Il problema è che adesso con gli 800 euro sono saliti un tanticchia, sono diventati 9.200. Allora. E dobbiamo aspettare che ci sia un po' un caso. Agostino Davilla dice: infatti negli ultimi tempi il mio gommista è l'uomo più felice del mondo. Alberto Zanarini, a furia di bucare le gomme, Luca e i gommisti stanno diventando ricchi. No, io, perché mi prendo la percentuale, io e Enzo che ci prendiamo. Oh, Diego Lavale, anche loro neocaravanisti, che dice: ciao raga, anche noi la pensiamo così, la ruota è la seconda casa, dove vogliamo e per quanto tempo vogliamo. Oh, ed Elena cosa dice? Pivatello, con i mezzi tipo caravan o camper se a caso ovunque sei. Concordo. Paola, è arrivata anche lei. Paola, buonasera Luca, sempre piacevole seguire le tue dirette, grazie, sei molto gentile Paola. E Rani dice: da 800 a 9.200, sì, perché sono successe un po' di cose, tipo ad esempio che una volta si producevano molte automobili per l'Europa, si producevano di là, ad esempio tutti i SUV della BMW e della Mercedes si producevano di là. Allora le navi arrivavano qua e poi tornavano vuote. Adesso invece hanno iniziato a produrli qua, quindi si è bloccato questo giro virtuoso, insomma. Poi abbiamo Giancarlo Montelli che dice: io avevo pensato di noleggiare il treno, lo facciamo assieme. No, il treno non lo voglio, no, io voglio andare con la mia roulotte, con la mia... Aspetto un momentino, perché ho parlato con
con, come si chiama, Mercurio, che è la compagnia che fa queste cose, e mi dice di aspettare un attimo perché i prezzi ritorneranno, cioè non saranno più speculativi, insomma, non saranno più questi. Tra un po' si riprenderà a produrre di là e allora, insomma, quindi bisogna aspettare solo un attimo. No, io voglio andare in Norvegia, sui fiordi. Ah, quello lo stiamo. Allora, quando finisce sta cosa della pandemia, lo organizziamo. Organizziamo un incontro casuale a Capo Nord. Sì, Ma ci sta. proprio a Capo Nord. Mi manca la stufa. Vabbè, compreremo una sacolotte. No, la stufa. Ma non c'è bisogno della stufa. Allora, per la stufa, su quella cara, secondo me, basta mettere un termoconvettore. Ho comprato un cosino da 300 watt, uno scaldavani da 300 Allora, watt. lo scaldabagno da 300 watt, prova a usarlo perché potrebbe anche andarti bene, perché c'è gente. Adesso qua c'è collegato Romano Rosati, che è un po' uno specialista in queste cose. Vincenzo, poi, se me lo consenti, ti metto nella chat di Amici di Luca Stella su WhatsApp, perché c'è Romano Rosati che è un po' il guru. Allora, tu per andare bene sul riscaldamento devi prendere, va bene quello che dice Romano Rosati, oppure ascolti Enzo Puma e fai il contrario. E ti trovi. Allora, e comunque Giancarlo, parliamone. Io non volevo, però tu noleggia là, io vengo con la mia auto, la mia cara, lo facciamo assieme volentieri, insomma. Allora, io adesso ci sono quelle domande che ti rimangono un po' in sospeso, no? Allora, voi avevate anche il problema dell'auto, perché giustamente bisogna che il peso rimorchiabile, la patente, tutto quanto, eccetera. Quando avete scoperto che con questa roulotte, tutto sommato, potevate andare in giro, non mi Sì, chiedo come tolto un groppo, non so, un macigno in testa, una cosa così. ma nel giorno in Come? cui l'ho presa e l'ho portata a casa, l'abbiamo presa e portata a casa, oh, era quasi come non sentirla dietro, Lo cioè si so. guidava bene, si guidava Ma bene. tu hai una auto 75 molto sporca. all'ora, eh? No, Questo. guarda, io lo dico sempre che io vado a 80. Io ho scoperto il bello del viaggiare piano, tant'è che io vado piano anche quando non ho dietro la roulotte. Io vado comunque 80 all'ora, tant'è che quando vado in giro senza roulotte faccio la figura del vecchio rimbecillito. Allora è meglio che la roulotte, almeno la scusa, no? Nessuno può dire, ah, guarda, si vede che quello c'ha 57 anni. Invece così no, capito? Ah, che fa, dormi! Sai perché? Ho scoperto che se vai 80 all'ora hai anche i moscerini che non si spiaccicano sul parabrezza, ti Buono. tamponano da dietro. Allora, ecco qua, Rani, che come lo vuoi fare il giro dell'America? Quante tappe? Allora, guardate, io ho fatto un. Poi io, se qualcuno vuol venire, è invitato. Allora, io ho fatto 4.500 km. Secondo me, se si fanno un 200-300 km al giorno è fattibile. Anche perché non è che uno deve fare proprio la corsa. Ci si ferma, si guardano i posti, si sale, si scende. Cioè, una cosa così. Quindi, a occhio, 20 giorni all'andata, 20 giorni al ritorno. Quindi a occhio abbiamo un problema di ferie, però vabbè, adesso a occhio. Però secondo me è più un viaggio da pensionati, ecco, perché bisognerebbe disporre di un certo tempo, però vedremo. Comunque a Capo Nord domenica Sì, sappi che lo faremo. sì. Ah, e poi l'altra Siamo data. in compagnia, sì, da soli no, ma in compagnia magari No. lo E poi facciamo. ricordatevi che 22, 23, 24, Sì, ma 25. con un'altra Aspetta, roulotte, un'altra aspetta, macchina è. aspetta, 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 non hai sentito. 22, 23, 24, 25 c'è l'incontro. Ad Allora, ad aprile, se aprile, incassiamo poi l'incontro qualcosa col casuale. 25, perché è un giorno Sì, nostro, infatti. facciamo l'anniversario magari. Ah, no, e allora no, vabbè, se fate l'anniversario, no, cioè. Ah, se riusciamo a Vabbè, incassare la prossima. comunque sappiatelo che quando volete, io adesso poi ve lo diremo tutte le volte che c'è qualcosa, sempre liberi, cioè qua non c'è nessuno che obbliga nessuno, per cui quando volete. Mario Cristiano, no, ma cosa mi dicendo?
Noi forse agganciamo. Ma dai! No, ma allora, calma, calma, calma. Loro adesso, lunedì, ci porteranno, commenteremo, faremo la diretta per commentare le foto della loro roulotte che hanno comperato. Però la cosa divertente è che forse la usano questo weekend. Al limite possiamo collegarci per una diretta dalla roulotte, così, 5 minuti tra sabato e domenica, tanto per rompervi le scatole, che ci piacerebbe molto. Sì, No, sì. Raggio, sono d'accordo con te, i viaggi si fanno così, con calma. Beh, lui, Andrea, allora, loro hanno comperato una caravan nuova, curiosamente anche loro dell'Adria. E cosa è successo? Che però, siccome arrivava dopo X mesi, allora, ad agosto cosa hanno fatto? Il concessionario gliene ha data una in noleggio, sempre Adria, un'altra caravan, e loro però era prima della unica, cioè prima della vostra. E cosa hanno fatto? Hanno preso primo viaggio da Bologna, lui, la moglie e i quattro pargoli, e sono andati come si chiama? Ad Alicante, sud della Spagna, Oh, che facendo il bello! viaggio che dico io, cioè si sono fermati in Costa Azzurra, si sono fermati, cioè ogni 250-300 km ci si ferma. Perché tanto non è che nessuno ti dà il premio, se uno dice quanti chilometri hai fatto? 600, no, c'è la coppa. No. Cioè, io questa foga di correre non la vedo. Cioè, non è che uno deve per forza andare dall'altro capo del mondo in 5 minuti. Adesso si parla tanto di questi treni personici che in mezz'ora da Milano a Roma, chi se ne frega? Obiettivamente, non me ne importa andare a Roma in mezz'ora, non mi interessa. Io ci voglio andare 80 all'ora. Elena, state organizzando i viaggi di Cipolli e Luana Gasparini. Noi che lavoriamo, tocca guardare le foto. Lo so, infatti. Fabio Nardone, al limite si bucano le gomme, certo. Elena, Pivatello, ma come no se fanno l'anniversario? Qual è il miglior modo di festeggiare se non con gli amici di Castel? Elena sta dicendo Infatti, questo. pensavo la stessa cosa, ha ragione Oh, allora venite. Se volete, se potete, perché poi bisogna vedere anche i turni, le cose, però se potete, siete benvenuti. Poi, Paola, eccola qua. Quando si abbassano i prezzi, mi comprerò una caravan. Paola, parliamone. Perché secondo me ci sarebbe un discorso. Se vuoi, Paola, non c'è problema, parliamone. Polo, cosa dice Polo Relli? Buonasera a tutti. Buonasera, Polo Relli. Io volevo dirvi una cosa. Cos'è che dice dove? Dove cosa? Dove giocarono? Mi sono perso un pezzo. E cosa dice Filippo Montanò? Dalla Sicilia, Filippo è siciliano. Ah, beato lui. Allora, e Romano Stati, 40 giorni di ferie mi dovrei licenziare anch'io. Cioè, no, ma poi per me è ancora peggio, perché io non solo mi devo licenziare, ma mi devo autolicenziare. Mi metto davanti allo specchio, mi dico, voglio 40 giorni di ferie. E quello che c'è di fronte mi sputa pure in faccia. Ah, ecco, che dice? L'incontro. Allora lo facciamo al Camping Class che è al Lido di Dante, in provincia di Ravenna. Costa 25 euro a piazzola. Adesso, dopo metteremo anche il link più avanti che uno può prenotare. 25 euro a piazzola, auto e caravan oppure il camper, 4 persone, la corrente e anche il cane. Questo Gigi, cosa dici Gigi? L'anniversario si fa anche in campagna, vedi? No, niente, vabbè. Io pensavo di salvarvi, invece no. Io adesso volevo chiedervi cos'è che vi ha, se chiudete gli occhi così, cos'è la cosa più bella che vi viene in mente di questa esperienza? Che sostanzialmente state per fare, perché non avete ancora fatto. Ho quella curiosità, per ora c'è curiosità. Non lo so. Dai, esprimiti, esprimiti, dalla. Io ci vedo tanto relax, tanta natura. Infatti già mi immagino con il mio Kobo sotto in pineta a leggere, perché i miei primi 3 giorni di ferie sono sempre così: leggere, dorme, legge, dormire, legge, dormire, va così i primi 3 giorni. Quindi Ah, hai penso ragione.
Mi auguro che siano rilassanti e Esatto. per mio figlio siano delle vacanze tranquille, in allegria, conoscere tanti bambini e senza tante preoccupazioni. Allora, mi auguro questo. Devo però vedere come mi devo adattare con i bagni, perché quelli sono, non lo so, non, questa Allora, è la abbiamo paura è finito. rimasta. Sì. Esatto, sono d'accordo. Filippo che dice, caro Luca, adesso, oltre ad essere siciliano, che è già qualcosa di importante, sono anche un camionista e uno sportivo, beato te. Io non so nessuno di queste tre cose, penso un po'. Diego e Lavalli dice, Luca, hai accennato al traino motrice. Sai che è un tema a noi caro? Si può fare una puntatina uno di questi giorni, tanto per avere un po' di opinioni? Assolutamente sì, la faremo, hai ragione. Hai ragione, hai ragione. No, dicevo, perché se ho capito bene, tu, Vincenzo, come auto hai una Dacia. Ecco, Sì, una Sandero, cos'ha di 1100, particolare? a 1100 Dimmi. di traino. Sì, ma che cos'ha di particolare? Perché non la sentivi molto? Perché? Perché una volta le automobili a gasolio, ad esempio, trainavano meglio di quelle a benzina, perché avevano una coppia motrice più bassa. Adesso che invece tutti vogliono le prestazioni, perché non ho capito dove cavolo devono andare, tutti che vogliono i cavalli, le velocità, eccetera. Cosa succede? Che i motori a gasolio non è detto che trainano bene e non è detto che quelli a benzina trainino male. Ha ragione, Diego. Dobbiamo fare una puntata su questo perché quello che conta non è la cilindrata, non sono i cavalli, ma è la coppia motrice. Sì. È quella. E la Dacia, che cos'ha? La Renault, per differenziare Renault con Dacia, alla Dacia dà dei motori che sono identici, solo che hanno una coppia motrice più bassa. Per poter dire, comprati la Renault, spendi di più, che almeno è più sportiveggiante, tutto qua. E invece va bene, mi ha confermato, sì, settimana prossima faremo una puntata, mettiamo anche il link dove ci si può già prenotare. Romano Rosati, Luca, ma quel camping è bello, solo che non si vedono i servizi in nessuna foto sul sito. Infatti, quello che faremo è, faremo una diretta dal campeggio proprio per vedere queste cose. Sono d'accordo. Elena, noi siamo camperisti e non so se con la caravan può essere uguale. Io sento, mi sento più a casa in camper che a casa quando sono a casa. Se io, infatti, quando possiamo andare via anche solo per 2 giorni, Elena, hai sfondato una porta aperta. Io soffro in casa, soffro nel muro. Infatti, adesso siamo bloccati in casa per via della patente, che mi deve arrivare la patente BE. Perché l'ho fatta nazionalizzare, è venuto fuori un casino, si sono sbagliati la categoria, eccetera. E siccome sui terminali dei carabinieri risulta che una patente B, e invece una BE, la motorizzazione sta rettificando, ma finché non ha rettificato, io se vado in giro vale quello che c'è scritto terminale, non quello che ho scritto sulla patente. E quindi sono fuori patente, devo stare fermo finché non mi arriva. Vabbè, cose che succedono. Tu invece con la patente sei a posto. Sì. Finché non mi dimentico quando scade. Che è capitato? Davvero? Gettato, Mio marito gettato. si dimentica di tutto. Ah, beh, Alzheimer, già lo so. allora posso spezzare un'arancia? No, c'è cioè una lancia. Allora, io vorrei dire una cosa, che è questa. È inutile, cioè noi maschi abbiamo alcune caratteristiche. Uno, ci dimentichiamo la bolletta, la paghiamo sempre l'ultimo giorno e se quel giorno lì ce lo dimentichiamo, la paghiamo che è già scaduta. Due, noi facciamo una cosa alla volta. La facciamo dettamente bene, ma una alla volta. Tre, è inutile che continuate a scrivere questi biglietti per fare la spesa. Tanto, comunque sia. Almeno una delle cose che ci sono scritte non la compriamo lo stesso. Perché? E che cacchio. Quindi voglio dire che non è perché ce ne dimentichiamo, è per vedere la cassiera. Quindi è inutile che poi questo, preoccupatevi non quando voglio rivedere la cassiera, quando voglio rivedere il cassiere, quello che è lì che vi dovete preoccupare. Allora, Alberto cosa dice? Però lo cambi con tutte le dirette e le uscite. Certo, Alberto, è qualcosa che dovremmo fare. Alberto, non per cattiveria, è che veramente siamo sommersi di cose da fare. C'è un sacco di iniziative, di cose, e francamente ogni tanto ci si perde i colpi. Perché
per esempio, adesso sono arrivati gli adesivi. Una cosa che non ho detto è che sono arrivate le prime 100 copie del libro e viene spedito domani mattina a chi l'aveva ordinato. Scusate per il ritardo, ma è un macello, è stato un macello anche quello, perché anche con la carta sono venuti fuori delle cose. Filippo dice: comunque, se vi serve un autista, io per il momento sono disponibile. Certo, Filippo, grazie per la disponibilità, ce lo segniamo. Ok, avete qualcosa a voi ascolto da dire, Domenica e Vincenzo? Ma è qualcosa, solo stiamo aspettando di iniziare. Come ti ho già detto, anche ora voglio montare il mover, perché io ho sta fissa che da solo. Ah, lui si presenta sempre: sono l'amico di Luca Stella, sono l'amica di Luca Stella, tutti, tutti lo dice. No, quello, quello fa bene. No, no, quello, guarda, posso dirti una cosa? Fa bene. Va bene. Ah, sì. Allora, sì, sì, sì. Dire tutti c'hanno paura di Luca Stella. Sì, è vero! Allora, no, allora, ci sono quelli che proprio sono belli tranquilli, cioè glielo dici, va bene. Cioè ne prendono atto e vanno avanti. Ci sono quelli che hanno paura. E se hanno paura vuol dire che un problema c'è. No. Cioè, Alzi, cosa dice Alberto? Se non ti va, arriva la patente, puoi sempre attaccarci due cavalli e fai un figurone. Esatto, è vero. Sapete, allora ci attacco, è vero, ci metto davanti due cavalli e li chiamo Citroen, così posso dire che è una Citroen due cavalli. Scusate. Scusate, ma è che sono così contento di vedervi, ma poi è bello perché quelle puntate lì di Cerco Campo Caravan erano tantissime, una bella iniziativa. Devo dire che così si è chiuso il cerchio. Cioè avete partecipato alla seconda e oggi l'abbiamo, ed è una cosa che adoro. Sì, sì, sì. Adoro. Sì, sì, sì. Siamo riusciti. Dai, non vediamo l'ora. Ah, vogliamo portare anche la suocera. Perché così. Sì, sì, ascoltami, la suocera è qui a Brescia. Non gli posso dire vado sul lago di Garda e non me la porto. Ma la suocera di chi dei due? Cioè, la mamma di chi? La sua mamma. Ah, sua mamma? Sì, sì. Ma mia suocera è un generale. Davvero? Sì, 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 sì. Mi è d'aiuto, perché se io faccio su al lavoro, fa mangiare il marito con il bambino, quindi perché non invitarla qualche volta al lago? Così, anche perché anche per lei è qualcosa di completamente diverso. Poi mia suocera, donna del sud, estremamente pulita, estremamente... A parte che... ho deciso che l'igienizzazione me la faccio fare da mia suocera, così risparmio. E quindi ci portiamo anche lei in vacanza per quando andiamo al lago. Poi lei andrà al mare, perché come è bello il mare della Calabria, non è bello nessun altro mare, e noi faremo le nostre ferie. Allora, intanto... Allora, Filippo dice una cosa carinissima, dice: comunque se quest'estate vi trovate in Sicilia, zona Siracusa, fatemelo sapere. Cava scemu, arrusti e mangi. Allora, ma sentite un po' qua. Romano Rosati, salutare la suocera. Elena, la suocera. Ok, è carnevale, uno scherzo, vero? Diego, la suocera, ma avete la veranda? E guarda che parte! E Cascia, che è la moglie di Mario, che è avvocato civilista, dice: Cascia sconsiglia. E Enzo dice: Filippo, portiamo al villaggio Emiano. C'è un villaggio Emiano che è un campeggio che c'è in Sicilia. Va bene, e io direi che abbiamo sforato col tempo. Intanto però vi volevo ringraziare, siete una coppia stupenda, che bello, da ottobre non ci vedevamo così. Grazie. Ok, dai, speriamo di vederci di persona in un qualche raduno prima o poi. Sì, grazie per i vari consigli, veramente sono stati molto molto utili. Mio marito mi stressava ogni volta: ascolta, Luca Stella ha detto questo, quindi va bene. No, davvero? No, giuro. No, mi imbarazzate. Sì, sì, mi faceva ascoltare pure quello che dicevi sul... Zetta, dritta, zetta, privacy, privacy. Le varie cose. Scusa, Ah, però, adesso una cosa, io ho fatto anche il video su quel punto, cioè le maniglie delle roulotte comunque si spingono, non si tirano, là!
state buoni. Dai, però insomma. Poi magari ci sentiamo anche per ora. Il prossimo appunto è il mover. Sì, certo. La prossima fissa, poi mi verranno altre fisse, poi sarà molto No, ma parlato. quello sai che ti capisco, perché noi sulla roulotte prima di questa non l'avevamo montata ed era comunque una 6,50 m. E invece su questa qua l'abbiamo montato, che è lunga solo 1 metro in più. Però devo dire che effettivamente se non ce l'hai non muori, ma se ce l'hai ti cambia la vita. Capito? Cioè, sembra una cosa strana quella che sto dicendo, ma è così. Allora, cosa abbiamo? Enzo Puma che dice... Ah sì, l'avevamo già detto. Alberto Zanarini dice Luca, domenica scopre le pentole e porta in campeggio la suocera. Enzo scopre la pentola. E Filippo cosa dice? Ottimo, zona villaggio Miano. Ok, ha approvato la scelta di Enzo. Va bene ragazzi, allora io vi saluto davvero con grande affetto, con grande stima, siete delle persone stupende. Ringrazio tutti quelli che ci hanno visto fino a quest'ora, che so che è un po' tarda, perché però purtroppo c'è Andrea Fustinoni che era in televisione. Cioè io ho telefonato alla 9 e gli ho detto, oh, spostate che c'è dopo il PC. Quelli mi hanno detto, ma chi cazzo sei? Allora ho spostato io. Sai, per essere, non prendete. Ok, Nino, ciao, vedi Nino, buonasera a tutti, ciao domani. Ciao ragazzi, ci vediamo domani con un'altra Ciao, puntata. grazie. Grazie di esserci stati. Ciao. Grazie, grazie.